Ma diciamo che questa non è una vera e propria novità, praticamente viene definito meglio come il posizionamento dei carrellati nel luogo pubblico. Era una cosa che era già stata prevista nel regolamento, adesso è stato soltanto specificato meglio, sono stati specificati quali sono i passaggi che l'amministratore di condominio o le attività commerciali devono fare per avere il diritto di posizionare i carrellati sul suolo pubblico. Quindi diciamo adesso è una procedura un pochettino più snella da alcuni punti di vista, ma sicuramente più legale. Qual è il bilancio che si può fare dei risultati fino ad ora raggiunti? Il bilancio è positivo, però secondo me non bisogna neanche fermarsi mai, perché se parliamo di bilancio di raccolta differenziata io mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Però agli occhi dei cittadini quello che non va bene sono gli abbandoni che abbiamo in mezzo alle strade. Su quello dobbiamo lavorare tanto. Partiamo da regolamentare i carrellati, come devono essere posizionati, come il rifiuto deve essere conferito. E poi andremo avanti con altre misure restrittive. Qual è l'appello che si sente di rivolgere ai cittadini proprio per migliorare sempre di più il servizio, per renderlo sempre più efficiente? Rispettiamo il 70% dei cittadini di Catanzaro che si comportano da persone corrette, da persone rispettose delle normative. E quindi io sono dalla parte di questi cittadini, un 70% dei cittadini conferisce correttamente. Purtroppo c'è un 20-30% che ancora non ha capito che esistono delle regole e queste regole vanno rispettate. Io non posso mettermi dalla parte di queste persone incivili, devo stare dalla parte delle persone civili, che per fortuna è la maggioranza. Queste novità, quindi, anche se, come diceva lei, tante novità non sono, come miglioreranno il servizio? E queste miglioreranno il servizio nel senso che nel suolo pubblico, quindi sui marciapiedi, nelle strade pubbliche, tutti i carrellati verranno posizionati solo e soltanto se hanno avuto un'autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione e solo e soltanto se hanno effettuato il regolare pagamento della TOSAP, che è una cosa minima, ma è giusto per rispettare quello che la norma prevede. Noi non possiamo derogare la norma, la norma prevede che chi occupa un suolo pubblico deve pagare la TOSAP. Chi invece ha la possibilità di mettere e di posizionare i carrellati in un suolo privato non ha necessità di adottare questo tipo di procedura, perché non dimentichiamo che la normativa prevede che i carrellati normalmente devono essere posizionati nella zona privata. Solo laddove non c'è questa possibilità, la normativa prevede la possibilità di fare richiesta al Comune, che naturalmente sarà valutata, per posizionare dei carrellati sul suolo pubblico.